Ciao a tutti, è la terza volta che giro questa clip iniziale perché non ce la faccio. Un'anteprima per dirvi che il vlog che state per vedere ovviamente era un vlog destinato a voi. Chi mi segue su Instagram sa le notizie in tempo reale e quindi sa che Sacche Pippi non c'è più. Quindi quello che voi vedrete inizialmente era appunto un video molto tranquillo dedicato a voi il 1º agosto, dove Pippi ha iniziato a non stare bene. Dal 1º agosto in poi le cose sono andate sempre peggio e ci tenevo a dire questa cosa, che fino a un certo punto appunto vedrete delle clip che sono appunto destinate a un vlog normale per YouTube. Le clip che vedrete dopo, dove Pippi non sta bene o io mi prendo cura di lei, erano delle clip destinate più a magari qualcosa mandavo a mia mamma, qualcosa rimaneva per me. Quindi non era una cosa che io volevo mettere nel video, però a questo punto mi sembra giusto anche onorare tutto il suo percorso, perché ne ha passate tante. Sapete che Pippi era vecchietta, aveva 17 anni, ma una guerriera come lei. Ha iniziato a non mangiare più, proprio più niente. La facevo bere io, ma beveva, avrebbe bevuto tantissimo, ma quando beveva dava di stomaco, quindi la dovevo far bere poco poco. Non si reggeva più sulle zampe. Io la tenevo su e lei cadeva giù. Gli occhietti, che fino a qualche giorno prima erano, si vedeva che lei non ci vedeva più, però erano, non lo so, è come se dagli occhietti si vedeva che era sempre lei, no? Invece l'ultimo giorno, raga, questi occhi erano vitrei. Sembravano proprio già degli occhietti spenti. Quindi succede che la teniamo un po' monitorata qualche giorno, 2 o 3 giorni, perché vi ho detto è successo il primo. Pensavamo che in realtà si fosse soltanto fatta male. E ogni tanto lei ce l'ha che mangia un po' di meno quando si fa male, perché magari il collo, quello, quell'altro, un po' la vecchiaia. E io ho provato ad alimentarla un po' con l'omogenizzato, anche mettendoglielo proprio a siringa dentro, però insomma sapevo che i cani non si dovrebbero forzare, no, a mangiare. Dopo 4 giorni così, che io ho visto che non si reggeva più in piedi, cioè io mi alzavo la notte perché la sentivo piangere e lei magari era scivolata, anche se stava per terra, cadeva, non ce la faceva più. Decido di portarla appunto in clinica perché la mia veterinaria è stata irreperibile 2 giorni. Ho voluto aspettare un po', vi dico la verità, ragazzi, perché io non volevo fare le cose sbagliate. Volevo essere sicura, anche perché lei non si lamentava mai, raga, era un po' più dormiva, però se la portavi fuori 2 passetti li faceva. Mi preoccupava solo tanto il fatto che lei non mangiasse proprio più niente, più niente. Quando ho deciso di portarla in clinica, io lo sapevo che sarei tornata senza figli. Ragazzi, fa una fatica che voi non potete immaginare. Sapevo che sarei tornata senza figli. Ho chiamato Stefano perché anche lui cioè era consapevole di quello che stava succedendo. Lui mi ha detto che voleva essere per forza con noi. Quindi quando siamo andati in clinica ci hanno detto che, perché io in realtà io volevo sapere se lei mi dice, io ho chiesto se lei mi dice che il cagnolino sta proprio lì lì e che un giorno, due, me la trovo che non si sveglia più, io me la riporto a casa. Se so che non soffre, ovviamente, però se la devo tenere così, poi magari mi fa una fine atroce, io non ce la faccio. E lei mi ha detto che sì, sicuramente poi sarebbero ceduti gli organi e tutto quanto,
e che gli potevano venire anche le convulsioni, tutte queste cose qua. E però mi ha detto il problema di questo cane è che c'ha una tempra molto 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 forte e c'ha il cuoricino forte, quindi mi ha detto potrebbe andare avanti anche 20 giorni, ma soffrendo proprio tantissimo, e quindi ce l'hanno addormentata. L'unica cosa che sono riuscita a dirgli, a parte che l'amavo tanto, è stato grazie. Non finivo più solo di dire grazie, 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 figli. Vi giuro che a un certo punto ho alzato gli occhi e ho visto la dottoressa che gli doveva fare la puntura che piangeva. Vi giuro, mi sono sentita male pure per qua, dottoressa, che ha dovuto fare. Stefano è stato fortissimo, ma non vi dico i pianti di disperazione là dentro. Ce la siamo riportata a casa perché abbiamo saputo che per legge adesso si poteva seppellire nel giardino di casa, cosa che prima non si poteva fare. Invece adesso quando abbiamo saputo che si poteva fare, siamo stati molto contenti di questo, quindi ce l'abbiamo sepolta in giardino. Non vi dico quando abbiamo aperto quella scatola. È stato devastante, devastante. Vi lascio questo video, scusate, era proprio necessaria sta premessa, perché non voglio che pensiate che io abbia registrato quelle parti finali per metterle sul web, perché non era mia intenzione, appunto, vi dicevo, era più una cosa che ho mandato a mia mamma, alle mie amiche. Ma a questo punto, appunto, credo che sia giusto che si debba concludere così pure questo capitolo qui. Ci tengo sia a nome mio che a nome di Lillo e anche di Stefano a ringraziarvi per, giuro ragazzi, i commenti che abbiamo ricevuto sia sotto al post su Instagram, su Facebook, privati. Cioè, io vi giuro, io dico sempre che ormai vi conosco, dovrei saperlo, ma non, vi giuro, io non me l'aspettavo. E la cosa straziante, sapete qual è stata? Che voi, che siete degli estranei, che non mi conoscete, io non conosco nemmeno voi, avete avuto un amore incredibile per Fibi, per la mia famiglia. Mi avete scritto tutti una parola di conforto, anche soltanto a Fibi, buon ponte dell'arcobaleno. E poi invece magari metti lo stesso post sulla pagina tua personale di Facebook, dove si presuppone che ci siano parenti e amici, e veramente le persone che si sono degnate di lasciarmi un commento sono state quattro persone in croce. Da queste cose poi si capiscono veramente tante altre dinamiche. Quindi io vi lascio a questo video, vi ringrazio col cuore per essere stati vicino a noi anche in questo momento terribile che solo chi perde un animale può capire. E scusate se non sarà un video gioioso come sempre. Scusate, ma che cosa sta facendo? Che sta sbavando tutto il pavimento? Che sta a fa secondo voi? Che schifo, Pippi! Ma che fai? Sbavi sul pavimento e poi ti ci metti a dormire? Lasciami stare, ma non ci sto a capire niente pure io. Mi sto a trovare un po' di fresco. Ma il fresco ce l'hai lì. C'è il ventilatore acceso, perché ti sei messa qua? Non lo so, ma volevo stare vicino a te. Mo continua. Ma che fai? Che fa? Dio mio, faccio manca stanchinata. Aiuto. Penso che tra meno di un mese e mezzo ricomincia la scuola, mi prendo un coccolone. Devo preparare il pranzo.
E siccome ho il polpettone e lo abbiamo già mangiato fino allo sfinimento, ma Stefano me l'ha fatto ricomprare, ho deciso che lo faccio un po' diverso, perché nel frattempo è già mezzogiorno e 10. Lo faccio tipo, come si chiama, questo impasto a sfoglia. Dimmi, Stefano. Vedi che si sveglia male. Mi segnale 11. Te segnale 11 perché è stata spostata, amore di mamma, Io non caro. l'ho spostata. Se si vede nella valigia, si sono spostati così. Questo lo devi rimettere, mezzogiorno e 07, 5 e 7. Questo è 5, Mezzogiorno, 17, questo è 17, 5 e 2 rimette, 17. tieni. Sono. Sì. Ogni volta c'hai i tuoi compiti, c'è sonno. Qua hanno rotto proprio i coglioni, cioè lo dico proprio, mi sono stufata. Cioè, è festa pure per questi ragazzini. Gli hanno dato 2 libri, poi lo sapete che c'è matematica bene o male, un pochetto la fa. Ma come si dice? Italiano è lungo, poi gli fanno fare tutti gli esercizi sul libro e dopo che ha fatto tutti gli esercizi sul libro, rifà gli stessi esercizi sul quaderno. Cioè, che per carità, mo le maestre che mi stanno ad ascoltare sicuramente mi diranno serve perché sì, serve, ma dopo un anno di scuola, ragazzi, cioè, 2 libri di più di 100 pagine, cioè anche no, anche no. Cioè, veramente loro, ma non è perché gli, cioè non è per quell'ora al giorno che deve fare i compiti, è che proprio io credo che un po' di esercizio serva, ma anche a livello mentale i ragazzi, i ragazzini si devono riposare. Punto. C'hanno diritto pure loro a riposarsi. E oltretutto pure noi comunque siamo genitori, ma stiamo in ferie pure noi. Quindi non è che posso staccare cosa, oddio, stai, hai fatto i compiti, hai preso il libro, dove manna lì, fa quello, fa quella. Ma anche no. Lui pure l'ha fatti, perché matematica ha finito tutto il libro, ma questo perché però? Perché io praticamente ogni volta che finisce scuola, massimo gli do una settimana di tregua e poi subito, appena è finita scuola, gli dico mettere a fare i compiti. Tanti dicono no, vabbè, ma comincia a luglio, ma anche no, perché poi uno va al mare, le belle giornate, quello, quell'altro, non esiste proprio. E quindi un po' mi rode questi compiti. Poi non solo, mio marito sta in ferie, è come se non ci stesse in ferie, perché 2 giorni è andato a lavorare, poi mo se ne è attaccati in altri 2 a Ferragosto, ma comunque è andato a lavorare. L'altro giorno siamo stati al mare, è stato un'ora al telefono perché c'era stato un problema. E vabbè, oggi c'aveva una cosa da fa sua del motorino, vabbè, cose sue per carità di Dio. Però, vedi che la verità, sì, andiamo al mare il pomeriggio, ma quando torni a casa, se devi preparare pranzi, cene, merende, colazioni, devi fare lavatrici, mo per dire ho stirato, ferie di che? Ma ferie di che? Ma vacanze di che? Ma è solo da piagne a me, vabbè. Ve lo metto giù così vi faccio vedere. È tipo il filetto alla Wellington in poche parole, non faccio altro che avvolgerlo così nella pasta sfoglia, che sarà pure scaduta, sicuro. Poi lo prendo. Io gli cambio sempre la carta forno perché, voilà, quella lì è troppo bagnata. E poi faccio delle righe. Ma l'hai preso? Sì. Ci faccio semplicemente dei tagli qua sopra in modo da gonfiare la pasta sfoglia. A me mi sono ricresciuti i capelli, ma sta frangia qui stava e qui è rimasta. Vabbè. Spennello un attimo con l'uovo e poi metto in forno. La telecamera sembra rosso, sembra un cielo di rosso. Qualcuno aveva chiesto se ti hai rifatto il colore oltre la permanente. Pure i miei compagni l'hanno messo. Ma i tuoi compagni non ti hanno visto? Ah, perché gli hanno dato una foto. Vero che c'ho il telefono Stai, scarico. penso che una parola la potrai trovare, no? Scarico, 00. Cioè, il telefono è sempre perennemente scarico. Messo low, go, low, go. Questo bacino. Tieni, guardate che meraviglia. Bello, bello. Allora, questa ve la devo far vedere perché le altre scarpe personalizzate di Stefano, chi ci segue un po' ovunque già l'ha viste, le Nike che si erano Sono rovinate, le ha solo colorate. Queste ci ha fatto, solo colorate. Grazie. sì, un makeover fantastico. Grazie.
perché sono tutte rovinate queste, mo finita la stagione le buttiamo, le sta usando per andare al mare. Erano le sì. scarpe di Primark che lui ha rifatto completamente con l'Uniposca, poi c'è scritto Bombo, ma il bello è che questa volta si è sbizzarrito perché ha tolto i lacci originali, perché queste non c'avevano i lacci, No, erano solo stretch qua finti. con lo stretch, e lui ci ha rimesso i lacci, ma ha fatto un laccio di un modo e un laccio di un altro. Questo Perché tra non ce l'altro l'avevo era... due uguali, quindi ho detto vabbè, ma di moda chi se ne frega. Questo è un laccio di una tuta, tra Sì, lo so. l'altro. E questo non lo so di che. No, questo era proprio delle Non scarpe, questa era credo. di una tuta... No, forse questa era di una felpa. Queste qui mo' finita la stagione col fatto che ci si era fatto pure i gavettoni a No, questi scuola, mica se li vedi? buttano, questi mo' me te Te li li tieni per buzzi. ricordo. Questi no, questi mi sono venuti da Dio. Però mo' al mare ti si rovinano ancora di più. Bombo che non butta neanche le scarpe rotte. No, obiettivamente le stava mettendo solo per andare al mare perché la sabbia brucia da morire. E quindi ha detto: mamma, uso queste così poi finita la stagione prendiamo e Mannaggia i fili lacci. buttiamo. Perché vedete, io non voglio che lui esce con queste scarpe qua. Se le porto dal cazzo altro. No, amore, ma queste 10 euro mamma le ricompra da Primark. Poi quando si rovinano le rifamo. O se no le rifai subito. 9. Rifaccio la nuova subito così. È bucato! L'ha rotto! Dai! Forse l'avevano lasciato qui allora perché era già No, perché bucato. era quello questo, dai, questo non è d'acqua, cioè c'è un'acqua dentro. Come regola dovresti mangiare prima la pasta Non e poi le polpette. lo so. Cioè, sono solamente le bustate. Sono buone? Meno male. Pure il pane è buono. Voglio, buono. Ma aspettiamo la pasta. Madonna. Obbligatorio, purtroppo. Guarda come si è fatta acca la maglietta Stefano, eh. Sapore di mare 9 anni dopo, No, ma questo non è ma mare sapore. finalmente Bombo può mangiare. Ma non è mare sapore, è mare questo. Qualcuno? È perché manca il mio cheeseburger modificato agli ostriche. Ah, quello col movimento preciso, com'era? Io poi gli ho detto fermate, ma lui non si Deciso può fermare. Guardate che c'è! Preciso e deciso. Come guardate che c'è, hanno dato fuoco a... Anzi, se qualcuno lo sa, a Belmonte hanno dato fuoco al supermercato, credo sia l'Elite, se non sbaglio. Mi dici che cosa è successo? Comunque, dopo questa bella mangiata al ristorante, sono le 5,
uno spizzichino. Tra l'altro, mentre venivo via, ho incontrato una gerbera che... No, così no. Saluto. A chi? La saluto anche lui. Salutiamo Stefano, il suo bimbo. Vero amore? Come si chiamava la gerbera? Tu ricordi? Flavio. Ma che stai a dire? Flavio, di tutte Flavio. Non mi ricordo io. Uno! C'è tutto per Flavio! Perché io non mi c'ho difficoltà. Davvero si chiamava Flavia? Sì! Scusa Flavia, se ti chiami veramente così, ma io con nomi non ce voglio. Il momento in cui me lo dici l'ho già dimenticato, mi capita sempre. Male. Ma mi è capitata una vita, mo. Anche a me, ma non è vero. Comunque ti faccio dire che il panino di Stefano mi sta a far venire una voglia con questo profumo. Che? No, cipolla, cetriolo. Ma ce l'avevo un cetriolo. Ne ha uno che mi ha. Io? Oggi un po' denuncio quelli che tolgono i cetrioli dal panino. Noi. Uno, se non li vedete prendete il plain. Due, c'è la cosa più buona del mondo, i cetrioli tutta aceto. Allora, noi adulti facciamo togliere il cetriolo, le senapi e cosa, perché non ci piacciono. Lui. Ma pure i bambini. Vabbè, i bambini è normale. Sì, mi spinge la macchina. Allora stavamo a mangiare, stavamo mangiando. Abbiamo chiesto due paste con i polipetti alla luciana e una pasta in bianco. E il signore fa: la pasta in bianco per chi è? Per un bambino? Dico: no, il bambino si mangia quello con i polipetti. La pasta è per lui. La pasta in bianco era per me. Che amarezza. Infatti lui ha mangiato un po'. Sì, vabbè, ci hanno servito un po' a cavolo, però non è proprio. Infatti, se tu, guarda che la porzione, ragazzi, proprio il bambino di proprio tutta la porzione. Ah ah. Bello panpurio. Che dite, tutto sbarbato? Sbarbato? Da cavolo te l'avevo preso sto occhiali? Te li presi tramite una collaborazione, ma non mi ricordo da dove vengono. Non ricordo più. Ma che dal Vietnam? No? Vabbè, a me mi si sta infilosa un braccio, quindi. Oh! Oh, la buca! Io ce l'ho per grafica. Buono raga. Veramente buono. Le mie scarpe green, che arancioni con arancio cambiato, invece origini espunto da un po' di paghi, col costume del nonno, cavaglietta fresca perché ho bevuto e manco sono capace a bere. Ma non è vero che non sei capace, cioè stavamo in movimento. No, stavamo bene davvero, giuro. Per niente, mamma, succede. Vabbè. Sulla tavola. Buono. Fai un gesto sicuro e preciso. Sì. Fai un gesto sicuro e preciso per mangiare il panino come faceva papà. No, quella è una fogna. Cioè. Sono molto molto preoccupata per questa piccolina. Guardate come sta. Perché siamo tornati dal mare e a parte mi sono resa conto che non ha mangiato, bevuto aveva bevuto, adesso gli ho ricambiato l'acqua, ma stava praticamente seduta con tutto il muso sporco, ovviamente c'aveva tutto il muso bagnato, proprio zuppo, e mi sono accorta che aveva dato di stomaco tanto e un po' dappertutto. Però il problema è che lei quando non mangia tende a dare di stomaco, un po' perché c'ha anche la gastrite, solo che non era proprio il dare di stomaco come quando lei c'ha appunto la gastrite e sono succhi gastrici. Gli ho pulito un po' il musetto, però poi pure l'orecchio gli aveva buttato tutto cerume, tutta roba, perché comunque sapete che con le orecchie lei ci soffre. Tra l'altro era passato e dopo che gli avevo fatto il bagnetto io gli era passato questo problema. E gli avevo pulito bene tutte le orecchie e quant'altro, poi avendola portata a rilavare col tutto, che lui, lo dico sempre, è super attento, gli mette i cotoncini, non gli manda l'acqua, però probabilmente sai, anche togliendogli i peletti e tutto quanto, aveva ricominciato un po', ma non come di solito, e solo che stava lì tutta con questo muso bagnato, queste orecchie zuppe, e tremava. Poi ho notato che molto probabilmente mi sa che è caduta dentro la ciotola dell'acqua, perché ogni tanto gli capita,
perché probabilmente per bere ha perso l'equilibrio, non avendo più forza nelle zampine dietro. È andata forse, credo io, a finire dentro la ciotola perché era tutta bagnata, ma oltretutto la ciotola era sporchissima, quindi dell'acqua, quindi non lo so. Però già ieri, l'altro ieri, quando siamo tornati dal mare, c'avevo la bruttissima sensazione che lei non, insomma, che la trovavo come la volevo trovare, cioè, avevo avuto proprio questo sentore, però oggi stava tranquilla, quindi trovarla così, vi dico la verità. La vedo sti 2 giorni la vedo proprio strana, strana. È vero che, raga, ogni giorno in più è un regalo. Non lo so, la vedo un po' assente. Col tutto che l'altro giorno c'aveva una voglia di camminare proprio tanta, che ho fatto fa proprio un giro lunghissimo del palazzo, ci ho messo tantissimo, ma avendo avuto voglia lei di camminare, io ho approfittato e l'ho fatta camminare. Però la vedo strana, vero che forse è un po' più debole perché lei essendo una mangione non mangia, riesco a fargli mangiare la mattina un pezzetto di biscotto tipo integrale, ma piccolino, quindi riesco a fargli mangiare quello. Ho notato che non avendo mangiato a pranzo, poi il pomeriggio si era rispiluccata un po' quello che aveva lasciato. E provo pure a mettergli un pochino di omogenizzante, io non posso mettergli tutta sta roba perché poi lei ne va in diarrea, ve l'ho detto un sacco di volte, però magari glielo aggiungo un pochino. Che cambia un po' di sapore, tipo magari lecca un pochino, però non lo so. Oggi la vedo come non lo so, non mi piace. Infatti, mo gli ho cambiato la cuccia perché aveva vomitato pure dentro la cuccia sul modem, ma aveva fatto un casino, raga, che non vi dico. La volevo portare a fare una passeggiata, ma non credo proprio che la porto perché non la vedo. Anche gli occhi li vedo male a sto cane. C'ho una paura, raga. Oh Madonna, c'ha degli occhi strani. Non so, non gli voglio andare tanto vicino per non disturbarla. Però non ci può aver sonno. Vedete che c'ha l'occhio come se. Vedete, ogni tanto trema. Allora, c'ha dolore sicuramente, forse alla schiena, perché mi ha detto Lillo che si è sforzata un po' per andare in bagno. E a lei glielo fa ogni tanto, avendo avuto problemi alla schiena, essendosi sforzata, si vede, gli fa un po' più male. Aspettate, ecco, forse così la vedete meglio, però c'ha questi occhietti che a me non mi piacciono. Oddio, raga. Ditemi solo che si sta addormentando. Sto qui, amore, sto qui. Amore, però devi provare a bere, ti prego, amore, bevi. Aspetta, amore, non ti voglio far male, amore, non ti voglio far male, ti voglio solo dare un po' d'acqua. Mandala giù, poca, per me, brava, patata.
scusatemi. Certo che sta male. Perché mi vuoi battere così veloce? Perché sei agitato, ste. Non gira tutto, mamma mia. Perché registri? Perché volevo far sentire il suono pure per la veterinaria, ma in caso servisse. No, ma almeno la pipì, amore. Bravo, brava! Brava, amore! Brava! Sì, mamma ti mette a cuccia, lo sai che serve di nuovo per pulire il gioco. Ma che c'ho? Guarda quanta pipì! Che c'ho? Amore, che c'ho? Mamma è vecchia! Vedi, ha fatto pipì, però non riesce più a tirarsi su. T'aiuta, mamma, vieni qua. Ma così da un giorno all'altro. Amore, non è un giorno all'altro, però, amore, mamma te l'aveva detto. Io camminavo, stavo. Amore, però mamma te l'aveva detto. Poi adesso. Io non ce la faccio vedere. Anche lo dici, sta. Ecco, amore. C'è il cuore che ti batte velocissimo. L'ho sentita. È che più di così non so che fare. Perché non riesco a capire se è stato un dolore momentaneo ieri o se proprio. Momentaneo di dolore? Sì, che magari quando si è messa a bere, si è fatta male, magari è caduta, perché visto pure l'altro giorno è caduta da ferma. E magari si è fatta male, perché vedi pure quella zampa da. Sì, la vedo, non c'ha più. Lo speriamo che si è fatto solo male. Lo sai che c'è che è troppo comatosa? Cioè? Che sembra che sta tipo in coma quando dorme, non apre gli occhi, non è più tanto vigile. Il cuore non gli batte più molto forte. Ma che sta qua? Non lo so. Ma non c'è uno stiamo con la bocca. Sì. Sì, come se non ci avesse più i denti. Sì, non capisco, pure i denti ce l'ha. Perché questo? Tipo un lamento? Deve fare qualcosa? Ho fatto la pipì, gli ho data l'acqua. Magari deve bere ancora. Ma non riesco a farla bene, amore. Vuole qualcosa, vuole uscire. No, nulla, a parte che ho 50 gradi, amore, non la porto fuori, ma se non riesco neanche a tenerla su. Vuole camminare, vuole fare la cacca. No, la cacca l'ha fatta. Ieri sera, per fortuna. Gli fa male qualcosa. Mettiamogli tutto sollevato. Ma ci ho pensato anch'io, ma non so dove metterglielo. Che cosa ci abbiamo per poter mettere? Uno scatolone, forse? Oh, veramente la roba finisce comunque. Ah, no, vede che c'ho dolore, prego. Vede che stava male. Se riesce a far pure la pipì da sola. Davvero riesce. Ma farà tutta fuori, sicuro. Yeah. Però sta in piedi, non ci posso credere. A me fa paura sto cane. Barcolla ma non molla, mamma mia, mi ha fatto fa certi pianti da stamattina che stiamo a piangere noi. Non c'è, non ci posso credere, guarda. Come Fibi non mangia, nemmeno l'uomo igienizzato, Stefano non demorde, non si abbatte, ha deciso che
Va bene, prova così. Vi ha cotto prima la carne e ha deciso che con un po' di parmigiano e un po' d'acqua gliela vuole fare a poltiglia perché secondo lui è più nutriente dell'uomo igienizzato. Ma tu te vuoi rendere conto? Cioè, dove trova la forza? Dove? Che non ce la fa neanche alzare il sedere? Dove vuole andare? Amore, ma non può uscire con questo caldo, Fibi. Quando può uscire dorme, non è che io la posso forzare, eh. Non posso, amore. Ma guardate la forza di volontà, ma arriva fino a lì, guarda, incredibile. Dio, dove va? Dove va? Dove vai? Sta vomitando. Ah. Prendi lo Scottex, Ste, per favore, ha vomitato. Proviamo a dargli di nuovo un po' d'acqua, sperando che non vomita ancora. Io direi basta, Ste. Lo so che c'ha sete, ma basta, se no la vomita ancora. Bravo, amore. Pulisci l'altro, cioè, amore, ma glieli pulisco ogni 3 secondi, amore, non si puliscono.